Appena finito di pranzare con Alle, ho rincontrato Cinzia che si è offerta di portarmi su ad Aielli. È un borgo dipinto giusto con i Sì, murales. Quindi mi hanno detto tutti i locali che è assolutamente uno dei borghi più belli d'Italia ed è da vedere. Non ho fatto tempo ad arrivare qua, ho incontrato altri due amici e mi hanno già offerto una birra. È incredibile. Le persone abruzzesi sono le persone più ospitali che abbia mai conosciuto. in particolare i marsicani. Voi Ciao siete? ragazzi, io sono Giampiero, Celanesi. sono di Celano. Ciao, io sono Tonino, sempre da Celano. L'avvocato e il ristoratore, la L'avvocato Terrazza e Angeloni. l'avvocato Angeloni di Celano. Sono fantastici, veramente. Non ho fatto tempo ad arrivare che, guarda, mi hanno già offerto una birra e stiamo facendo due chiacchiere. Incredibile, questo posto, questa regione è quella che mi sta toccando più di tutte, veramente. Sto incontrando persone incredibili, meravigliose, di un'ospitalità che non ci si è abituati. Cina, ragazzi. Buongiorno, buongiorno. Dopo aver visto il paese dei murales ieri, ho deciso di andare verso Scanno. Ho parlato qua con un po' di persone, ho chiesto informazioni. Chiaramente non penso proprio di riuscire a farlo a piedi perché sono circa 40 km da Aielli. Quindi sono sceso sulla strada e ho deciso di fare l'autostop sul Monascanno. Dai, proviamo a vedere cosa riusciamo a fare se ci caricano. Camminando per Sulmona ho scoperto una cosa che proprio non sapevo, è la città dei confetti. Sono fighissimi, ne fanno di tutte le forme e colori. Guardate che spettacolo! Buongiorno, buongiorno a tutti! Stamattina sveglia alle 7:30, ieri sera sono arrivato, vabbè, poi ve lo racconto nell'arco della giornata, e comunque ho piantato la tenda nel giardino di un B&B. Stamattina mi sono svegliato, anzi mi ha svegliato Giovanna, quella che gestisce il B&B, e prima mi ha chiesto cosa ci fa lei qui, dopodiché gentilissima mi ha portato la colazione. Grazie mille Giovanna, veramente, grazie Prego, mille, grazie mille. figurati. Questa è l'ospitalità e l'altruismo che intendo io. Grazie. Intanto che digerisco la colazione e aspetto Cinzia e Ivano, chi sono Cinzia e Ivano? Adesso ve lo racconto. Partiamo da ieri, che è stata una giornata veramente impegnativa. E
diciamo che ieri ero veramente, veramente giù di morale. Avevo il morale sottoterra, come si dice da noi, ero giù come il petrolio, perché comunque so che sui social tutti devono apparire sorridenti e contenti, che si stanno divertendo. Io sto facendo un viaggio, una cosa un po' diversa, e vi posso assicurare che in un viaggio così ci sono giornate in cui sei veramente up e ve le faccio vedere, e giornate in cui sei veramente down, dove dormi male o dove comunque emotivamente sei a pezzi. Ieri era una giornata di quelle. Diciamo che gli ultimi 15 giorni sono stati emotivamente molto pesanti e provanti, perché comunque dal 15 agosto ho incontrato e ho dovuto salutare diverse persone alle quali voglio bene, quindi emotivamente ero un po' in down. E sono quasi 50 giorni che sono via da casa, e ho comunque lontano dalla mia famiglia, lontano dagli affetti, in viaggio, le difficoltà, sono al centro Italia e quindi mi manca altrettanti giorni per arrivare giù, e ci sono momenti di sconforto in un viaggio così. Ieri era uno di quelli, e ho fatto, diciamo, gli ultimi 15 giorni, perché il 15 agosto sono stato 2-3 giorni con Gaia, ci siamo andati in giro, siamo andati al canyon e siamo stati bene, ci siamo divertiti. Poi l'ho dovuto salutare, poi sono venuti giù i miei, 5 giorni con loro, abbiamo girato un sacco, ci siamo divertiti, siamo stati benissimo, li ho salutati. Poi ho incontrato Gianni e Michela, i due ragazzi che mi hanno ospitato in camper su al parco del Gran Sasso, col quale ho legato veramente tanto e siamo stati benissimo, ci sentiamo tutti i giorni, sono diventati due miei super fan, tra l'altro. E sì, abbiamo fatto discorsi molto profondi, mi ha raccontato la loro storia, è stato uno scambio veramente intenso e li sono un sacco affezionato, e ho dovuto salutare anche loro. Poi è venuto giù Alle, abbiamo passato 4 giorni insieme, veramente, veramente molto concentrati, intensi, dove abbiamo vissuto emozioni, fatto discorsi molto profondi, e l'ho dovuto salutare. Quindi in questi 15 giorni ho visto e salutato tantissime persone. Questo mi ha, diciamo, emotivamente destabilizzato e fatto riflettere e cercato di portare a nuove consapevolezze. Come spesso dico, sono nei momenti di difficoltà in cui si impara di più e si traggono maggiori consapevolezze. Comunque ieri avevo deciso di andare verso Sulmona o Scanno per attraversare la montagna e riprendere il cammino della transumanza. Ho fatto un po' di autostop, dopodiché ho incominciato a camminare, ho camminato riflettendo, e comunque in una giornata così la mia energia non era proprio al top, non girava benissimo. Fatto sta che l'universo mi ha comunque fatto vedere che lui c'è, che se ho bisogno lui c'è, basta tenere aperto il cuore. Anche se ero un attimo in subbuglio, ho incontrato questi due ragazzi carinissimi, Cinzia e Ivano, e io avevo idea di venire da questa parte, li ho incontrati, loro stavano andando a visitare Sulmona, il paese, esattamente il paese dove volevo andare io. Dopodiché da Sulmona il cammino della transumanza fa Sulmona, Pesco Costanzo, Ateleta, quindi attraversa il parco della Maiella, e indovinate un po' dove avevano il bed and breakfast? A Pesco Costanzo, esattamente. Quindi io stavo camminando, vagando con una faccia appesa col punto di domanda e cercare di capire che cosa sarebbe stato meglio fare, se tirare su verso la montagna o se andare verso la costa. È stata un'altra opzione che ho preso in considerazione, perché comunque vedo che fare la montagna ci sto mettendo tanto tempo e soprattutto sono pochi punti d'appoggio, pochi punti dove posso trovare cibo, acqua, e ora in montagna comincia a fare freddo, quindi si fa più fatica a lavarsi, a lavare i vestiti, si fa più fatica a dormire perché c'è freddo, perciò stavo pensando di andare sulla costa in modo da essere più veloce a spostarmi in giù. Fatto sta che in un momento di chiusura, di destabilizzazione, di incertezza, l'universo comunque mi ha fatto capire che se noi abbiamo fiducia incrollabile in lui, lui ci dà sempre una soluzione. Le uniche due persone con le quali ho parlato sono stati loro. Mi hanno fatto un sorriso, li ho salutati, ci siamo messi a parlare e da lì è nato il tutto. Quindi abbiamo girato insieme sul Mona, dopodiché mi hanno portato qua a Pesco Costanzo, quindi mi hanno dato un passaggio, loro dovevano venire nel B&B, e io da non sapere dove piantare, non sapere dove dormire, non sapere dove sarei andato oggi,
praticamente mi avevano già accompagnato alla tappa che avrei dovuto fare oggi. Tra l'altro era una tappa estremamente pesante da affrontare con quello stato d'animo, perché sono 32 km e mezzo di asfalto con 1100 metri di dislivello, quindi avrei fatto veramente, veramente molta fatica, e loro mi hanno aiutato anche in questo. Ragazzi, l'universo è incredibile. Io spero vivamente di riuscire, attraverso una telecamera, a passare questi concetti, a trapassare queste emozioni, perché comunque, se noi riusciamo a vivere la nostra vita con una fiducia incrollabile nel fatto che tutto ciò che accade, accade per un motivo, e che l'universo, se noi abbiamo il cuore aperto, ci aiuta sempre, c'è sempre, ci dà sempre una soluzione, una direzione, ci indica sempre la strada. Questo è il messaggio che vorrei passare alle persone: di avere più fiducia nell'universo e, tenendo aperto il nostro cuore, cercare di captare quelli che sono i segnali. È chiaro, inizialmente è difficile, ma poi più si va avanti e più ci viene naturale captare e percepire e vivere queste cose. Quindi sono salito con loro a Pesco Costanzo, erano quasi le 9, c'era già buio, avrei dovuto trovare il posto dove piantare e come muovermi per poi proseguire il cammino oggi. Invece, dato che loro hanno un B&B con un grosso giardino che è un ex convento, ho chiesto se potevo mettere la tenda. Risultato, ho messo la tenda nel giardino del B&B e ho passato una notte veramente piacevole, a parte un po' il freddo dopo le 4, ma mi sono riposato, sono stato bene e adesso li aspetto per salutarli. Buongiorno, ciao, io sono Cinzia, Ivano, io sono Ivano. E Michael. Mi conoscete? Sì, noi l'abbiamo conosciuto ieri. Il cammino è bello perché non sai mai nella tua giornata chi potrai incontrare. E noi abbiamo conosciuto Michael, abbiamo condiviso del tempo insieme, interessante, bello. E ora andiamo verso Pesca Seroli, lui è con noi, gli diamo un passaggio. Ed è un piacevole tempo insieme. Grazie mille, il piacere è tutto mio e è stato un piacere veramente condividere con voi quelle che sono state le riflessioni di ieri, il viaggio, il tempo e le nostre chiacchiere, e siete stati fantastici, grazie. Buon cammino Michael. Grazie e buona strada a voi.